Antonio Gibelli, benvenuto qui nel Posto delle Parole per raccontarci la storia in piazza che seguiamo di anno in anno a Genova al Palazzo Ducale, punto di attenzione quest'anno sia per la storia in piazza sia per la mostra che chiuderà, la mostra dell'impressionista Picasso che chiuderà proprio nella giornata di domani. Che aria tira alla storia in piazza edizione 2016, Antonio Gibelli? Lei che è stato tra i fautori, tra i pensatori, gli ideatori di questo appuntamento. Beh, mi pare ci sia un'attenzione di pubblico a che superare alle attese per un tema che apparentemente è un po' più difficile, un po' da riassumere, da comunicare, questo dei consumi culturali più difficili di quello degli altri anni, quando si parlava di migrazioni, di guerre, di nascita delle nazioni, di alimentazione e così via. Vedo che il pubblico risponde e ha capito qual è il senso della questione che abbiamo proposto, cioè andare alle radici storiche dei fenomeni attuali che investono la cultura, che non è più da tempo naturalmente questione di elite ristrette, ha abbandonato da tempo naturalmente la questione del problema, il bisogno di dei mecenati che si comprano direttamente gli autori e le loro opere, ed è entrata nella dimensione dei pubblici di massa. E poi oggi naturalmente anche si è moltiplicata nel frullatore del web in una maniera che non avremmo mai immaginato 50 anni fa. Ecco, questo è il punto, fare un percorso storico che ci aiuti a capire questo presente. Ecco, Antonio Gibelli, purtroppo la linea va e viene, la ascoltiamo di tratto in tratto, speriamo di rimediare nell'ascolto, però lei parlava... Parlava di radici storiche, andare alle radici storiche che investono la cultura, e quindi è importante cominciare il viaggio per incontrare le radici, e anche in un mondo in cui, lei poco fa citava Inter, in un mondo in cui sembra tutto dato per scontato perché c'è l'immanenza del presente, no? C'è la necessità, anzi più che la necessità c'è il dovere di rivolgersi alle radici per dare un senso a quest'albero del presente, alle foglie del futuro. Ora, è facile dirlo, Antonio Gibelli, andare alle radici, ma oggi come oggi, in questa storia che ci trasforma sempre di più e la storia viene sempre più trasformata, parlo di quella del passato, ovviamente, in che modo noi possiamo andare verso le radici? Andare verso le radici nel nostro linguaggio significa andare agli inizi storici di fenomeni che oggi sono esplosi, e allora cercare le tracce, perché l'ispirazione della storia in piazza è proprio questa: abbiamo grandi problemi che sono sotto i nostri occhi, la storia può essere la chiave, indossare gli occhiali della storia può essere la chiave non per risolvere questi problemi ma per capirli meglio. E allora in questo caso la prima più lontana radice è naturalmente la nascita della stampa a caratteri mobili nel XV secolo, perché è là che noi abbiamo per la prima volta visto la possibilità di produrre in serie un prodotto culturale, nel senso che prima avevamo i codici fatti uno per uno, copiati a uno per uno, ognuno diverso dagli altri, per varianti che introducevano gli amanuensi o di proposito o per sbaglio. E da quel momento il libro, che è il prodotto culturale per eccellenza, che noi indichiamo come prodotto culturale per eccellenza, diventa una cosa che si può produrre in serie. E là ci sta la prima delle radici, poi si viene ai secoli più recenti, ci sono altre tappe, ma quella è un po' quella da cui partiamo e che chiamiamo vite. Lei poco fa diceva, Antonio Gibelli, che bisogna indossare gli occhiali della storia, ma per indossare gli occhiali bisogna che le lenti siano a posto. Ora, perché, mi scusi se sfrutto questa immagine, ma perché le lenti siano a posto? Bisogna che ci sia veramente un controllo di se stessi, del proprio ragionamento, del proprio mettersi in dialogo con la storia stessa. Lei poco fa faceva riferimento alla storia da Gutenberg in poi, dal 400 in poi. Ebbene... questo è un impegno nel conoscere queste cose. Se non conosciamo Gutenberg, non possiamo conoscere bene il web. Sì,
è così, cioè ci sono alcuni fenomeni che sono in nuce, che si presentano come dei piccoli germogli che poi diventano alberi, foreste, e ricoprono il mondo intero, cioè il globo. E questo è il metodo storico. La disciplina del pensiero, l'uso di specialisti che conoscono i problemi, il non accontentarsi di spiegazioni facili, andare a vedere gli aspetti controversi dei fenomeni che si osservano. Per esempio, una delle domande che stanno alla base del nostro lavoro in questo momento è: tutta questa esplosione delle possibilità di consumare cultura è tutta un bene o contiene delle potenzialità negative? Beh, questa è una domanda importante Francesco Remotti, un grande antropologo italiano, tenterà di dare una risposta proprio oggi in una delle conferenze che ci sono. Quindi domande, non accontentarsi di risposte facili, non banalizzare. Ecco, questo è lo spirito di Storia in Piazza. Sì, far entrare, diciamo, il grande pubblico senza pedanterie, con linguaggi diversi, con linguaggi musicali, come in questo caso. Abbiamo una conferenza, per esempio, ieri ho ascoltato una conferenza su Mozart e Beethoven, che era veramente meravigliosa da questo punto di vista. Ho appreso, per esempio, che Mozart, nell'ultimo anno della sua vita, guadagnava l'equivalente di 60.000 euro di oggi all'anno, non poco per una rappresentazione, quando lo stereotipo è che morì in povertà. Purtuttavia Mozart affrontò visse sulla sua pelle uno dei passaggi che poi alla fine del Settecento è un'altra tappa fondamentale. Qual è il passaggio nel caso suo, cioè nel caso della musica? Passare da una società nel quale appunto i musicisti sono in realtà degli impiegati di corti laiche o ecclesiastiche, ad una che poi viene pochissimo dopo, perché Beethoven vive questa dimensione in pieno e con successo, ad una nella quale il musicista vive in altro modo. Ci sono sale concerti nelle quali ci sono pubblici paganti disposti a pagare, ci sono case che editano le musiche, ci saranno poi le case discografiche, ci sono le case produttrici di grammofoni e così via fino al web. Quindi ecco un percorso. Io ho saputo ieri che appunto Mozart, pur non riuscendo in pieno nel suo scopo e soprattutto di suo padre, che era quello di emanciparsi dalla corte di Salisburgo, dove non veniva trattato troppo bene e diciamo che non sufficientemente bene rispetto al suo genio e alla sua precoce genialità, emanciparsi da quella corte e entrare nella libertà, che poi sarà la piena libertà che avrà Beethoven, il quale nelle sue lettere dice: mi cercano tutti, no? Vogliono che io scriva delle musiche in continuazione, non riesco a fare tutta la musica che mi chiedono. Ecco una novità. Questa è la Storia in Piazza, un piccolo spaccato di quanto ci ha raccontato Antonio Gibelli sui consumi culturali, ed era un consumo culturale anche per quello che riguarda le parole riferite a Mozart e a Beethoven. Chi era il relatore che raccontava queste straordinarie cose su Mozart e Beethoven, Antonio Gibelli? Il relatore... Giovanni Bietti? Pronto? Ecco, abbiamo una... Abbiamo una caduta di linea, a volte succede. Pronto? Eccoci qua, Antonio Gibelli. Io so che lei, tra l'altro, deve entrare in un incontro prossimo, in una lezione magistrale a cui stava accennando poco fa, e quindi la lasciamo al suo lavoro. Dico comunque il nome, Michele Dall'Ongaro. Michele Dall'Ongaro. Michele Dall'Ongaro, che è un grandissimo musicologo. Straordinario raccontatore. E ci ha estasiato, io ero tra gli estasiati del pubblico. Ed aveva anche il pianoforte vicino a lui, oppure... No, aveva delle bellissime registrazioni musicali che mi hanno commosso, che esprimevano tutta la novità, tutta la libertà che Beethoven ha interpretato e trasmesso al mondo moderno, che ancora ci impregna, senza la quale non possiamo fare a meno. Ecco la Storia in Piazza, libertà nuova attraverso la cultura,
con l'attenzione ai pericoli che la massificazione può presentare. E questo è anche un consumo culturale, dove la parola consumo qui è esaminata e attraversata in un senso molto positivo e un senso responsabile. Grazie Antonio Gibelli del tempo che ci grazie ha... Grazie a lei. Grazie, buona giornata.